uscito finalmente il nuovo set di carte Pokémon Ossidiana Infuocata. E noi oggi, per inaugurarlo al meglio, ci andiamo ad aprire il set allenatore fuori classe forse più figo di tutto Scarlatto e Violetto. E questo non lo dico tanto perché c'è un Charmander stampato in gigantesco sopra, ma piuttosto perché la carta promo al suo interno è un'assoluta meraviglia. E poi certo, sbustare Ossidiana Infuocata sta facendo gola a molti collezionisti, non solo per questo prodotto, ma principalmente per quattro carte molto specifiche che si possono trovare all'interno dei pacchetti. Il Charizard DX, il Charizard Full Art, la sua versione Gold e ovviamente la più ambita di tutte, il Charizard DX Alternate Art. Toccherà a noi magari sbustare una di queste carte? Beh, rimbocchiamoci le maniche e andiamo a scoprirlo subito. E prima di cominciare però ti ricordo che se vuoi acquistare qualcosa di Ossidiana Infuocata, Fantasia Store è il sito che ti consiglio. E se usi il link in descrizione più il codice WISH5 al checkout, ti porti a casa anche tutto il tuo carrello con il 5% di sconto. Eccoci! Finalmente Ossidiana Infuocata è arrivato e la prima cosa che mi viene da dire è che il design di questo set allenatore fuori classe è qualcosa di spaziale. Questo ovviamente lo andremo ad aprire, ma mi sa che dovrò comprare anche una copia per la mia collezione Sealed. Quello che ci interessa però per questo video sono i contenuti che sono delineati brevemente qui e certo, la cosa più importante è proprio questa carta promozionale. Quindi procediamo con la nostra classica incisione e andiamo finalmente a sbustare. All'interno troviamo come sempre blocco di energie più dadini e segnalini, sleeve e separatori di mazzo. E tra l'altro guardate, questi separatori di mazzo sembrano sul serio che abbiano delle rifiniture olografiche sulle fiamme. Poi abbiamo un codice tutto per voi e la protagonista indiscussa è questa carta promozionale di Charmander super arrabbiato che si guarda il PJ sul poggiolo. Questa è davvero bellissima. Ma a noi ovviamente più di ogni altra cosa, quantomeno per questo video, ci interessano queste bustine. Le bustine sono 9 e ora direi che le andiamo ad aprire tutte. E tra l'altro un altro piccolo pensiero che ho fatto è che mi sono reso conto che le artwork di queste bustine sono anche suddivise in maniera abbastanza sbilanciata, perché abbiamo triplo pacchetto di Revavroom, artwork così così direi, triplo anche di Dragonite Terra Cristallizzato, questo mi piace molto di più, doppio di Tyranitar e questa forse è la mia preferita in assoluto, e poi sì, c'è solo una singola bustina di Charizard. Ma va bene dai, ho mescolato le artwork, l'ultima bustina che ci teniamo è proprio quella con l'art di Charizard e adesso partiamo, forza! Questo è il primo codice di questo spacchettamento. Il trick è una in avanti e vediamo se riusciamo a sbustare qualcosa di interessante. Charcadet, Toxel, Lillipup, Ponyard, Armarouge, Amoongus, Sismitoad, la prima reverse, la seconda reverse e Darkrai olografico. Pacchettone numero 2, questa è l'artwork di Tyranitar. Vediamo perché c'è anche una carta full art di Tyranitar Terra Cristallizzato che è davvero super super bella. Pur non essendo una carta gold, beh, sembra una carta gold, quindi anche quello non mi dispiacerebbe assolutamente trovarla. Todskull, Houndour, Tadbulb, Steeny, Electross, Flamigo, Bronzong, abbiamo il Meltan reverse. Un'altra reversa è Palpitoad e dietro forse abbiamo qualcosa. Mamma! Questa brilla, Brilla qua dietro. E dietro Palpitoad abbiamo... abbiamo il Tyranitar EX. Non è ovviamente quello full art. Bene, bene, bene. Primo pull andato e questo è il nostro terzo pacchetto. Queste TB può farci davvero sognare o perlomeno è quello proprio che spero. Spostiamone una in avanti e ricominciamo con Energia, Buizel, Bounsweet, Magnemite, Larvesta, Amoongus, Armarouge, Sismitoad, Diglett la prima reverse, dietro un'altra reverse è un Grumble e poi abbiamo... Toxtricity olografico. E siamo al quarto pacchetto, anche questa ho controllato è l'artwork di Tyranitar, che per ora è l'unica artwork che ci ha regalato un po' di gioia. Questo è il codice, come sempre, il trick come sempre è a uno in avanti e se... mamma, forse ho spoilerato qualcosa, spero di no. Energia, Sinistee, Tadbulb, Numel, Mawile, Dartrix, Frogadier, Stunfisk, abbiamo Litwick reverse, dietro Barboc reverse e...
è un'altra holo, è un altro Toxtricity. Ok, ok, va bene, i pacchetti da aprire sono ancora tanti, questo è il quinto se non vado errato. Ecco il codice e ora è il momento però dove qualche pool dovrebbe iniziare a saltare fuori. Energia, Varum, Larvitar, Cleffa, tra l'altro ci sono un sacco di art rare che mi piacerebbe davvero trovare e quindi speriamo. Magnemite Reverse, dietro ancora niente, è un Clodsire di Paldea e Alisma olografica. Stop, fermo lì un secondo, questo spacchettamento secondo me ha bisogno di un po' una spintarella di incoraggiamento, quindi mi raccomando lasciami un bel like, iscriviti al canale se non l'hai ancora già fatto e attiva quella bella campanella. Sesto pacchetto, artwork di Dragonite, altra terra cristallizzata molto bella di questo set. Codice 1 in avanti e via, sempre senza spoilerare. Surskit, Numel, Grivard, Phantump, Bronzong, Bertic, Charmeleon, dai, Armarouge Reverse, Togepi Reverse, Scizor olografico. Ho capito, i pull sono tutti alla fine, forse, spero. Allora, dai, codice, Trick in avanti. E si continua. Ora i pacchetti... Sì, ne mancano solo due oltre a questo. Aduino, Charmander, Aundur, Granbull, Malamar, Electric Reverse, un'altra Reverse che è Stini e... Palafin olografico. E siamo arrivati al penultimo. Mamma mia, per piacere non finiamola così. Allora, spostiamo l'energia in avanti e via, qua dentro ci deve essere qualcosa, ci deve essere assolutamente qualcosa. Wooper di Paldea, Lechonk, Bertic, Charmeleon, Excadrill, Reverse numero 1 Darmanitan, Reverse numero 2 Skarmory, Claydol olografico. Ciò significa che siamo nelle mani dell'ultimo e unico pacchetto di Charizard. Dai. Sappiamo che con questi nuovi set un pacchetto può davvero fare la differenza tra una sbustata abbastanza terribile e una sbustata davvero ottima. Le Alternate Art sono sempre dietro l'angolo e io ci spero fino alla fine. Tynamo, Vulpix, Froakie, Darumaka, Excadrill, PG8 che ricorderò per sempre, bellissima artwork, poi Dragonair, Cleffa è la prima reverse, Grampig è la seconda reverse e Palafin è l'ultima carta di questo spacchettamento. Ok, solitamente mi dite sempre che sono fin troppo entusiasta negli spacchettamenti, quindi questa volta facciamo il contrario. Provate a dirmi voi nei commenti se c'è qualcosa per cui essere felici di questo spacchettamento. Certo, il set allenatore fuori classe molto bello, la carta promozionale bellissima, per l'amor di Dio, ma un singolo pull... no, qui davvero non è andata bene. Ma una cosa è certa, ci rifaremo molto presto.